vengono di qua, vedo la sceneggiatura di una ragazza, beati lui, perché io tengo un grosso problema. Ogni volta che vado a casa dei miei genitori, mi passa la voglia di vivere. Per carità, io li voglio bene come se fossero mio padre e mia madre, ma ormai sono in un'età avanzata, per non dire scaduta. Lui 79 e lei 77, e stanno sempre a litigare. Mia mamma fa: quando tu parli, io non ti capisco, parli tra i denti. E mio padre risponde: tra i denti, forse ho dire che ne sei niente. Per non parlare poi di quando devono fare l'amore. Mio padre si mette sopra. Dopo 5 minuti che non succede niente, mia mamma fa: facciamo una cosa, cambiamo posizione, mettiti tu sotto e io mi metto sopra. Mio padre risponde: cos'è? Io non ce la faccio in discesa, figuriamoci in salita. Perciò è ricorso al Viagra. Io gli ho detto: papà, tu sei in un'età avanzata, vai a rischio di infarto. E poi il Viagra ha diffuso una forte epidemia di tetano. Ma ha risposto: è per forza, quel Viagra ha messo in movimento parecchia uccella lucida. Io sono nato tra il sacro e il profano. Mia mamma, tutto casa e chiesa. Mio padre, grande bestemmiatore. Quando finisci con i santi, inizi con le pubblicità: Sant'Anna, Sant'Agata, San Gemini, San Benedetto. Poi si aprirono le acque e nacqui io. Mia mamma, una grande ignorante. Ieri parlavo con le bambine e dicevo: bambini, toglietevi davanti al televisore. Il televisore è pericoloso. Ci stanno i raggi ultraviolenti. È fissata per i topi, c'ha una vera e propria fobia per le zone, ha sempre paura che gli possano entrare in casa. Infatti, io e mio fratello, tutte le volte che ci fidanzavamo, mia mamma in casa non le faceva mai entrare. È per questo che mio fratello è rimasto scapolo. Ma mio fratello è rimasto scapolo non solo per questo. Mio fratello è bruttissimo, assomiglia a Dottor Spock di Star Trek. In più è sic sic, è una capa tanta, praticamente un chupa chups. In compenso lavora, c'è un lavoro tranquillo e redditizio. A lui la crisi gli fa un baffo, fu scelta molto un coppo cimitero. Mio fratello ha 56 anni e vive ancora con i miei. I miei, quando passeranno a miglior vita, o lasciano a casa e vanno a fare compagnia in coppa con Stefano. Praticamente non si separeranno mai. L'unica soddisfazione che tiene mio fratello nella vita è la macchina che si è comprata. Si è comprata una macchina super accessoriata. 3 anni di chilometraggio illimitato, 3 anni di garanzia, 3 anni di furti incendi, 3 anni che non dorma notte perché sa come andava a sta mano. In una discussione in cui ero presente, mio padre disse: Strunf, non a me, a mio fratello, disse: Strunf, tu facevi come me, ti compravi una macchina Euro 4. E io risposi: sì, papà, perché quello tanto vale 4 euro. Mio padre disse: Strunf, non a mio fratello, a me, disse: Strunf, la mia macchina è una macchina automatica. Rispose mio fratello: sì, papà, perché automaticamente tutte le mattine lo parte. Ma la mia famiglia è una famiglia patriarcale, di quelle che quando ci sono le grandi feste ci riuniamo tutti intorno a un tavolo con il nonno a capotavolo. L'ultima volta, il nonno a capotavolo, i nipotini intorno. Ad un certo punto a un nipotino gli è scappata una scorreggina. Un nonno: guagliù, che stato! Il nipotino rosso in viso disse: niente nonno, un tuono. Dopo 5 minuti nato nipotina, drangheta, un uomo: guagliù, che fa? Niente, no, un tuono. Dopo un quarto d'ora nato nipotina, drangheta, un uomo: guagliù, che fa? Niente, nonno, un tuono. Sai, suo nonno e fa: guagliù, è meglio che abbiate, perché secondo me in casa stava arrivando di merda. Meno male che mi sono sposato e me ne sono andato di casa, perché se non mi stavano facendo in valigia. Però questa è un'altra storia.
e ve la racconto un'altra volta. Allora, io non mi resta che augurarvi una meravigliosa serata, perché non potrà essere diversamente, e vi lascio alla buona visione della commedia A Quaderno.